Salve, tutto bene? Buongiorno. Ehi Lucio. Ehi dimmi Ophelia. Vedi che sono arrivate tutte queste promesse dal pronto soccorso. Mettiamo in catena. Ophelia, ma poi c'è un cristiano che si è perso. C'è una borsa. Non è che te voglia dire. Mie me voglia. E ci me vuole mie, figurate. Va bene, cadere, manco marito te vuole. E certo. Buongiorno. Buongiorno. Sta cercando qualcuno lei? Veramente sto cercando mia moglie. Attenda un attimo. Accompagno il paziente in risonanza e sono subito da lei. Grazie. Non ci sono alterazioni patologiche, una piccola incisura del corpo calloso, assolutamente normale, una variante anatomica, possiamo tranquillizzare il paziente. Ci siamo quasi. L'ospedale è molto grande, sono 5 piani. Ora ci troviamo nel reparto di chirurgia generale, dove fanno delicati interventi. Operano in laparoscopia. Lei sa cos'è la laparoscopia? Vabbè. Da questa parte. Ciao Maria, come stai oggi? Bene, grazie. Tutto bene. Hai bisogno di qualcosa? Di un bicchiere d'acqua? Sì, sì, grazie. Lo porto subito. Eccola, l'avevo smarrita, mi perdoni. Quando è pronto possiamo proseguire? Allora, vogliamo o no andare da sua moglie? Guardalo, annura che c'è, annura, ma tu sei stato, ti ha perso, torna, annura te robe da bagno, ah, e ciao, ciao, concerto, ma tu sei stato con parcheggi, a lei ce l'ha scappato. Ciao,
tanti auguri a questi nonni fortunati e Luca. L'ospedale Cardinale Panico opera nella terra del Salento ormai da circa 50 anni. È gestito dalle suore Marcelline. Ci occupiamo soprattutto dei malati che hanno delle criticità, dalle origini della vita fino al fine vita. Anzi, in particolare, si prende cura proprio delle persone che hanno particolarmente bisogno e forse dove la medicina non ha più una parola da dire. Per noi è importante curare la relazione, in particolare col malato, ma anche con i familiari, ma anche la relazione tra gli stessi operatori sanitari, in una fiducia e una stima reciproca. Particolare attenzione poniamo alla scelta delle professionalità, nella formazione continua dei nostri operatori sanitari, all'innovazione tecnologica, alla cura dell'ambiente, al fine di garantire la maggiore sicurezza e qualità della prestazione, sia per i nostri ammalati, sia per gli operatori sanitari. La crisi economica che da qualche anno attraversa il nostro paese rende difficile il mantenimento della qualità della prestazione. Per noi è importante utilizzare le risorse con appropriatezza, sia per non rinunciare all'innovazione tecnologica, sia per garantire soprattutto la qualità della cura per i nostri pazienti.